ciao zio. Tutto a posto? È buono, è buono. Andiamo a trovarlo. Ciccio, Ciccio. Come stai, Ciccio? Come stai, piccoletto? Mi sta assaggiando. Stai a divertire, stai tutto eccitato, eh? E mo che famo? Mo che famo? Piccolo. Ho capito tutto. Stai tranquillo, ho capito. Non devi più fare niente. Dammi una mano. La zampa. Dammi la zampa. Ciao, 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 ciao. Prigioniero come me e come te. Ehi, hey, Amerigo, questo è stato il parco del primo Street Man. Qui ci siamo messi così seduti con quel che è venuto quel cane, no? Ti ricordi? Questo con la serie di cani che hai tu. Poi laggiù in fondo è dove hai fatto quell'urlo. Là dove ti sei buttato al cespuglio. Ti ricordi che hai fatto tipo così? Ecco, ha fatto male alle piante, cattivo. E poi parli di essere buono, tu sei cattivo. Già mi immagino, secondo te chi potrebbe aver detto sta cosa? E Amelie? Quindi questo è un messaggio rivolto a tutte le ragazze d'Italia. Vi ripeto quindi per l'ennesima volta che voi state regalando tanta ma tantissima energia a gente che non se la merita. Voi dovreste venire da noi, poveracci, disparati, soli, senza un quattrino, e libereremo anche voi. E soprattutto, cazzo, avremo una vita eccitantissima, guarda, eccitantissima. Oh, ma t'ho creato il video un'altra volta, fratello. Un video al giorno, quasi. Tutte le volte creatività al massimo, ma questa è la vita che fai con un ribelle. Quindi, donne, accorrete, io ve lo dico un'altra volta. Invece di perdere tempo col vostro uomo che parla sempre di calcio, sempre di minchiate, sempre delle solite cazzate e vi fa star male tutto, io vi consiglio un ribelle. Ma vediamo l'eccitantissima vita di un ribelle. Questo è un elemento produttivo della nostra società, eh? Oh mio Dio, si riparte un'altra volta. Cazzo! È bellissimo sto coso. Ma perché non giochiamo tutti, cazzo? Oh! Aspetta, ci stanno pure altre giostre? Scoperta meravigliosa, è finita. Non si va più a casa. Ho trovato un pallone. Andato a lavoro oggi? Perché l'hai fatto?
Potevi venire alle giostre qua, potevamo fare le rovesciate insieme, potevamo disegnare lì sull'asfalto, potevamo fare tante cose. If you just wanted to play. E invece no, hai preferito andare in ufficio a farti violentare. Bello, lontano mentre venivo sembrava tipo qualcuno che stava a tagliare l'erba. Poi ce li siamo montati da soli questi, eh. Poi ci abbiamo messo un anno per imparare a portare. Perché non c'hai cioè sistemi elettronici di controllo, c'hai solo esseri umani che giocano con i droni e volano.